Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Conoscere i funghi, la rubrica in onda settimanalmente su Telebelluno che vi porta a conoscere le maggiori specie di funghi presenti nella provincia di Belluno. Micologo Fabio Padovan, Associazione Bresadola per Belluno. Pronti? Prontissimi. Cosa hai trovato? Perché lui continua a dire cosa abbiamo, ma non è vero. Allora, qui questa è una specie abbastanza diffusa nei nostri boschi e si chiama Tricholoma saponaceum. Tricholoma saponaceum perché forse il nome è stato messo probabilmente perché emana un odore vagamente che richiama l'odore di molte saponette, però non è proprio un odore tipico di saponetta in realtà. Cosa sì, confermi? Sì, non Marsiglia ma quasi, sì, alcune saponette. Qualcosa, sì, sì. Ecco, vabbè. È un fungo che è definito anche da alcuni micologi camaleonte. Perché? Perché ha tantissimi modi di presentarsi, soprattutto per i colori che sono variabilissimi. Normalmente sono tipici, come in questo caso, con delle tonalità verdastre, grigio-verdastre, soprattutto grigio al centro e più verdastre verso la periferia. Il verde è più visibile negli esemplari giovani. Ma questo fungo si può trovare anche quasi completamente bianco, si può trovare appena giallino, appena grigino, oppure grigio cupo, quindi molto molto variabile, anche come forma e dimensioni. Okay. Questi sono esemplari medio-piccoli, ma ce ne possono essere esemplari che raggiungono anche taglie molto più cospicue. Ecco, il fungo è un fungo che appunto abbiamo detto tende a spianare abbastanza velocemente, è inizialmente diciamo convesso, quasi emisferico nei giovani, ma poi spiana, conserva un margine abbastanza lungo ripiegato verso il basso, qui si vede abbastanza il margine che è ancora ripiegato, e tende a decolorare prima al margine del cappello. Superficie liscia o appena squamettata, soprattutto quando c'è clima secco, tende a squamettarsi un po'. Lamelle piuttosto fitte, biancastre, smarginate al gambo, tendono ad piegare un po' in alto, poi piegano, girano giù verso il gambo. Una caratteristica di questo fungo è che si vede qua già qualche tonalità rosata, e anche qui dove è stato toccato, e si vedrà anche poi in questo funghetto qui, ha qualche tendenza a colorarsi di rosa rossastro. Sì. E questo anche nella carne. La carne che adesso noi andiamo a vedere è bianca, abbastanza fibrosa, ma lasciandolo lì un po' di tempo, soprattutto quando è molto umido, tende a manifestare delle colorazioni rossastre. Questo è proprio un carattere buono per riconoscere questo fungo da altre specie simili. È un fungo che non è considerato commestibile, però anche se uno lo consumasse sicuramente non avrebbe un avvelenamento, è che non ha un gusto gradevole, quindi è meglio non raccoglierlo. Perfetto. In chiusura, Fabio, questa volta ti chiedo invece di ricordare magari la sede dell'Associazione Bresadola, perché so che fate numerosi incontri, numerose uscite dove le persone possono iniziare appunto la conoscenza dei funghi, ma siete anche a disposizione per chi li ha raccolti e giustamente vuole essere sicuro di avere trovato dei funghi commestibili. Sì, la nostra sede è in via Simon da Cusighe, ci troviamo lì due volte alla settimana, la sera, il lunedì sera e il giovedì sera. E quindi se qualcuno ha intenzione di riconoscere dei funghi che magari non gli sono noti, può venire a portarci i funghi e noi siamo a disposizione per riconoscimento e per spiegazioni. Perfetto, e con queste informazioni ti ringrazio, noi ci vediamo alla prossima puntata di Conoscere i funghi.